Il massacro di Posillipo, lo abbiamo detto ieri sera, pone dei problemi che sono senz'altro politici, che sono senz'altro sociali e che sono senz'altro di comune violenza. Noi non potevamo avere ospite migliore per poterne analizzare quello che comunque conosciamo. Il dottor Luigi De Magistris, magistrato, candidato per l'Italia dei Valori adesso. Ma lei qui, mi scusi, le ho già rivolto la domanda. È una domanda ovvia, banale? Ma il problema della sicurezza è un problema molto serio. Problema molto serio che a mio avviso va affrontato soprattutto dando mezzi e risorse alle forze dell'ordine. Qua c'è un problema di questo tipo, c'è molta propaganda sul fatto che si investe in sicurezza, ma poi se andiamo a vedere il bilancio che lo Stato dà alle forze dell'ordine, parlo di soldi, autovetture, personale, vediamo che viene sempre ridotto, mentre invece si cercano scorciatoie che a me destano perplessità, mi riferisco alle ronde in particolare. Io credo che il cittadino in questo momento ha bisogno di sicurezza. Sicurezza significa soprattutto presenza delle forze dell'ordine di tipo tradizionale sul territorio, cioè vedere carabinieri, polizia e guardia di finanza. Questo è un investimento ed è una priorità che lo Stato non può cedere a privati, ma che deve investire. Io non sono d'accordo sul fatto che si dice che non ci siano risorse pubbliche. I soldi ci sono, bisogna vedere che priorità dare ai soldi. Io credo che sicurezza e giustizia devono essere due priorità assolute. Mi scusi, ma in questo caso entra anche un altro fattore, quello che potrebbe incidere su una psicosi. Si tratta di assassini, sono tre rumeni, uno aveva addirittura lavorato lì dentro, quindi un delitto efferato, eccetera. Ma si pone il problema degli extracomunitari e di un tipo di violenza che arriva da fuori, senza alcun argine. Guardi, questo ovviamente è inutile che stiamo a commentare, è un delitto di un'efferatezza assoluta. Io però starei molto attento a trascinare il paese in un atteggiamento di criminalizzazione dello straniero. Mi chiarisco il mio pensiero. Purtroppo ogni giorno apriamo un giornale e vediamo delitti efferati identici a questo commessi anche da italiani. Quindi il problema degli stranieri c'è, nel senso che noi dobbiamo governare il flusso migratorio. Questo è un problema globale, cioè non possiamo pensare di accogliere in eterno ovviamente tutti, ma per risolvere questo problema non c'è legge Bossi-Fini che tenga, ma bisogna andare a risolvere le questioni nei paesi dove c'è l'emigrazione. Bisogna andare in Africa, non colonizzarli, ma investire affinché non ci siano fughe. Perché quello che accade, veda, la Romania, per esempio il caso di questo... In Romania ci sono leggi repressive durissime, sanno molti romeni che scappano in Italia perché sanno che in Italia c'è un sistema della sicurezza e della giustizia molto meno efficace. Infatti noi purtroppo abbiamo, non va criminalizzato il rumeno, però certe volte abbiamo una migrazione del criminale rumeno, cioè che viene qua per scappare alla giustizia della Romania. Allora il problema che si pone qual è? È quello che in Italia in questo momento la sicurezza e la giustizia non sono percepiti dall'opinione pubblica come un sistema che funziona alla perfezione. Allora dobbiamo rimboccarci tutte le maniche, gli operatori della giustizia, le forze di polizia, ma soprattutto chi ha la possibilità di cambiare marcia, ed è chi ha i soldi, quindi il potere esecutivo. Io registro, da magistrato che ha fatto per 15 anni questo lavoro, che si investe troppo poco in giustizia e sicurezza. Non è un caso che le forze dell'ordine in modo unanime criticano la politica del governo sulle ronde, perché loro percepiscono questo dato: non abbiamo soldi, non abbiamo mezzi, abbiamo macchine vecchissime, non abbiamo benzina, però si vuole fare le ronde. Le ronde secondo me non risolvono il problema di questi delitti efferati, non lo possono risolvere, perché le ronde in fin dei conti non sono altro che persone che girano e che poi se succede qualcosa devono chiamare le forze dell'ordine. Cioè, però a lei che è magistrato, anche se arriva qui... Inaspettativo, lo so, anche se arriva qui appunto in un'altra veste, ma a lei che è magistrato, io anche se non lo voglio trascinare in polemiche, io la domanda la devo porre. Spesso però i magistrati, di fronte anche ad episodi gravissimi, lasciano libero l'autore.
quando soprattutto è un extracomunitario romeno, ci sono i casi eclatanti. Guardi, io prima l'ho detto, il problema quando ho parlato di una responsabilità di tutti, mi riferisco anche alla magistratura e alle forze di polizia. Io credo che per la verità la magistratura in questi anni, soprattutto nei confronti degli extracomunitari, non ha avuto, diciamo, un atteggiamento di benevolenza. Anzi, se noi andiamo a vedere le strutture carcerarie di questo paese, vediamo che per la gran parte sono affollate proprio di extracomunitari. Qua c'è un problema di efficienza del sistema giudiziario. Cioè, noi dobbiamo puntare a un sistema giudiziario che in 3 anni massimo arrivi a una sentenza definitiva di condanna. Non può accadere come oggi che i processi durano anni e che le persone che vengono rimesse in libertà e che reiterano come dopo 15 giorni da un fatto grave ulteriori delitti. Quindi questo è un problema che attiene sia all'aspetto legislativo, ma attiene molto anche alle strutture giudiziarie. Io sono convinto che anche da parte della magistratura ci vuole il massimo sforzo per dare, come dire, una risposta a questa esigenza di sicurezza che riguarda tutta la collettività. Senta, noi volevamo intervistarla già quando lei è arrivato qua e aspettavamo il momento opportuno. È arrivato nel momento in cui invece lei si mette in aspettativa per la magistratura e va a fare, tenterà di fare il deputato. Cercherò di fare il mio meglio. Lei lo fa perché le interessa quello che l'aspetta o perché vuole lasciarsi alle spalle qualcosa? Guardi, io per la verità avrei voluto fare per sempre il magistrato. Da quando mi sono iscritto all'Università Federico II di Napoli, nel 1985, il mio sogno è stato quello di fare il magistrato e l'avrò voluto fare per sempre. Ho preso atto che il mestiere che sognavo di fare, ossia il pubblico ministero, non me l'hanno più fatto fare, per le ragioni che un po' all'opinione pubblica sono note, per alcune inchieste molto delicate che ho fatto, si sono mossi una serie di interessi che hanno portato al mio trasferimento non solo di sede ma anche di funzioni. Di fronte a un fatto di questo tipo, che a mio avviso è inquietante, perché in un paese effettivamente con uno stato di diritto consolidato non è normale che una persona che fa il magistrato, che lo fa con passione, lo fa con entusiasmo, al di là degli errori che può fare, deve prendere atto di non poterlo più fare e lasciare la propria professione. Detto questo, io però sono molto motivato perché ritengo che quegli ideali che mi spinsero a voler fare questo mestiere si possono praticare anche nella sede politica, perché poi al di là delle degenerazioni contemporanee e moderne, non dimentichiamoci che la politica con la P maiuscola è il luogo poi principe in cui si può realizzare una qualche forma di trasformazione sociale. Mi piace ricordare il dato che la Costituzione repubblicana, che tutti ci invidiano, è stata fatta da personaggi politici, non è che è stata fatta da altri. Quindi, come dire, io credo che insomma posso portare la mia esperienza, la mia passione per certi aspetti e quindi da una, tra virgolette, da una sconfitta